Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati, benvenuti se è la vostra prima volta in un nuovo video di God of War sul mio canale. Sono sempre Gorsion True Silver, come dico sempre, e anche oggi continueremo la nostra run in questo 8° episodio di God of War Ragnarok, appunto, questo ultimo viaggio insieme che stiamo vedendo di Atreus e suo padre Kratos. Allora, se vedete lì c'è Tyr, no? L'abbiamo salvato alla fine dello scorso episodio, qui nelle miniere di Svartalfheim. Ma prima di proseguire, ragazzi, vi consiglio sempre un canale di una mia amica che anche lei tratta di gaming ed è sempre tra i miei consigliati, il canale di Anna Lightwood, ragazzi, grande giocatrice di Souls-like game, ragazzi, quindi è anche molto impegnata come attività Anna qua su YouTube. Quindi io vi chiedo di andare a fare un salto da lei, ovviamente se non ci siete già andati, che se già non mi conoscete sapete che l'ho già pubblicizzata molto, soprattutto durante il run di Elden Ring e tutto, perché anche lei portava quel tipo di giochi, e sarei molto contento se provaste ad andare a seguire e vedere i suoi ottimi contenuti. Detto questo, ragazzi, vi lascio tutto in descrizione ovviamente e miniatura a fine video per cliccare e andare direttamente sul canale di Anna, e noi continuiamo direttamente con la nostra avventura. Passiamo di qua e, come vedete che carini mi avevano aspettato, saliamo qui. Argent, cominciamo subito con un po' di argento. Non paga più nessuno. Muti. Gioco del silenzio. Qua la corda è bloccata. Di nuovo un terremoto. Sono molto più forte quando si sta in piedi. Ci penso io a quello. È il minimo che possa fare. Rischiare l'ira di Odino liberandomi. Beh, sta arrivando il Ragnarok. Speravo lo sapessi. Pensavamo volessi aiutare. Voi mi avete liberato per una guerra. No! Dunque, Tyr, è bello vederti di nuovo dal vivo. Mimir, cosa ti è accaduto? Ho seguito le tue orme. Tradimento, prigionia infinita, esecrabile tortura per mano del padre di tutti. Non meritavi un trattamento così. E tu sì? Però ti dirò, la mia vista era meglio della tua. Lo abbiamo trovato in cima a una montagna avvolto dalle radici degli alberi. L'unico modo per liberarlo era... beh, quello. Estremamente piacevole per tutti quanti. Ah! Stai bene? La luce... è... passato così tanto tempo. C'è un affioramento roccioso più avanti. L'ombra ti farà stare meglio. Andiamo. Avete detto che il Ragnarok sta arrivando. Quindi Baldur... Baldur è morto. Odino lo mandò a inseguire un gigante a Midgard. E lui trovò Kratos. Io avevo promesso di portare questi due sulla vetta più alta dei regni se mi avessero tagliato la testa. E convinto Freya a rianimarla... Mimì, racconta di... Attenzione! No, 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 no! Ok, non spero di avere pronta la fuga di Sparta, stavo anche ascoltando quello che dicevano. Devo superare qualche freccia, andiamocene prima che altre creature ci attacchino. Avresti dovuto prendere la lancia e difenderti. No, ho rinunciato alla violenza. Ma sei il dio della guerra? Non più, da molto tempo. Se Odino desse inizio al Ragnarok, davvero non combatteresti? No, nemmeno se lo volessi.
Andiamo bene. Ok. Allora, saliamo qua. Prima di continuare, ditemi la verità. Che cosa volete da me? Voi che parlate del Ragnarok? È un dio della guerra, quello che cercate? È quel Tyr che vi serve? Atreus. Io... Perdonatemi. Vi sono grato per avermi liberato. Però se volete che io vi segua in guerra... O peggio ancora, che vi guidi. Uccidetemi ora. Ho smesso di lottare. Il danno è fatto. Nessuno ti ucciderà, fratello. Meglio morire che assistere al Ragnarok. Noi non vogliamo la guerra. Vogliamo solo risposte. Ma io non so come aiutarvi. Non ha importanza. I giganti si fidavano di te. È questo il Tyr che ci serve. Ci servi tu. D'accordo. Non chiedo altro che una notte di riposo. E magari del cibo. Credo abbiate ucciso le guardie che mi portavano la cena. Fratello, forse ora vuoi finire la tua storia? I figli di Thor ci attaccarono. Li uccidemmo. Baldur voleva uccidere Freya. L'ho ucciso. Ma non hai raccontato che abbiamo combattuto e liberato le Valchirie? Che i giganti sono scomparsi, che sono stato chiamato Loki, e poi gli altari e... I giganti? Quando siamo arrivati agli Jotunheim, erano tutti... morti. Morti? Pensi che Odino... Non lo so. Io penso che prima ce ne andiamo e meglio è. Ehi, cosa sono? Rinforzi da Asgard. Gli Ainriar vorranno indagare a fondo sulla mia scomparsa. Usano il cielo per viaggiare tra i regni. Odino ha degli assi nella manica a cui non avevamo pensato. Stanno arrivando anche a Nidavellir. I nani staranno bene. Non dobbiamo più preoccuparcene. Dobbiamo andare. Ora! Occhio! Ok, ragazzi, dobbiamo menare le mani. Dov'è? Qua, ragazzi, fatemi vedere, tutta una nuova zona di mappa, eh? Ah no, sì, qui è tutta una nuova zona di mappa, vedete? Sversand. Ah no, no, qui riprendiamo per andare dai nani, quindi dobbiamo usare il portale qua per andare a Nidavellir, forse. Visualizza nel codex. Tra tutti i miti e leggende che Mimir ci ha illustrato, nulla ha affascinato Atreus quanto la vita di Tyr. Un tempo dio della guerra e di queste terre dedicate alla propria vita e alla pace. È un eroe non solo per i mortali di Midgard, ma anche per loro che si trovano in terri lontani con altri Pantheon, che spesso visitava in nome della diplomazia. Persino gli Jotunheim lo rispettano. Si crede che i giganti siano scappati e sfuggiti all'ira di Odino, almeno temporaneamente, proprio grazie al suo aiuto. Temo che il suo contributo sarà minore di quanto Atreus spera, sia come leader che come fonte di informazioni. È probabile che lentamente recupererà le energie. La cosa più importante è che non ha intenzione di vendicarsi o guerreggiare per la prigionia. E di questo sono grato. Yggdrasil, quanto tempo. Avevo dimenticato la bellezza.
Tyr, nei tuoi viaggi, i giganti hanno mai parlato di Loki? Scusa, ma quel nome non mi è familiare. I giganti sono... Era un popolo molto disertato. Ha senso. Se mi riposassi... Ok, detto. Una casa nell'albero. Dio, ti... Sei davvero vivo? Dici? Chissà. Ok, è solo stanco. Gli ho promesso cibo e un posto in cui riposare. Ah, ma certo, ragazzo. Bene, vediamo che si può fare. Prego, entra. Arriviamo. Ok, dobbiamo entrare anche noi, immagino. Possiamo parlare della nostra prossima mossa? C'è troppo a cui pensare. Parleremo domattina. Oh, ok. Domattina. Ok, Atreus rimane fuori. Fermo! Ah, molto meglio. Grazie. Bene. Buonanotte, Tyr. Vado a letto. Domani è un gran giorno. Allora, Tyr. Sembra siano state fatte delle promesse. Vediamo di sistemarti, ok? Se vuoi seguirmi. Ehi! Guarda cos'ho per te! Sono sicuro che non interromperemo nulla! Allora, innanzitutto vendiamo. Armature abbiamo sempre le stesse. E qua abbiamo sempre le stesse cose. In realtà è il massimo che posso gestire. Va bene. Vuoi del cibo? Qualcosa. Magari delle gallette. Gallette? Qualsiasi cosa simile a un biscotto. Io? Con un po' di sale? Beh, vedrò che riesco a trovare. Allora, parlo in privato con Mimir. Vediamo. Sai cosa? Devono essere nella dispensa. Non farò rumore. Che stai pensando, fratello? Sto pensando che vorrei che tutto tornasse come prima. E a me piacerebbe arrampicarmi su un albero, ma è una nave già salpata. Vorrei che Atreus non fosse così inquieto. Temo solo per la sua incolumità. Lo so, fratello. Ma tenerlo a briglia tirata non gli eviterà i pericoli. Il ragazzo vuole fare qualche errore di testa sua. Mi spiace, ma forse Tyr è uno di questi errori. Non ho mai visto nessuno tanto a pezzi quanto lui. Il suo dolore è fresco. Ti aspetti troppo da lui. Già, può darsi. Peccato che Freya voglia ucciderti. È un'alleata che ci farebbe comodo. Questo non è fattibile. No, immagino di no. Non riesci a dormire. Ah! Shh! Non puoi arrivarmi alle spalle in questo modo. Devo fare una cosa a Midgard. Cosa? Senza di me? Credevo che fossimo soci. Lo siamo. Non sapevo saresti venuto con me. Andrò a trovare una vecchia amica. Oh, capisco. Oppure sarebbe meglio non farlo, dal momento che lei è determinata ad ammazzarti. Non credo che lo farebbe. Senti, penso che sia splendido che tu veda il meglio nelle persone. Dico davvero, e voglio che continui a vedere il meglio, evitando di farti ammazzare. Oh. Abbiamo bisogno di lei. Vale la pena rischiare. Ne sei sicuro? Ragazzi, stiamo usando Atreus. Qualcosa di meno rischioso, ma che potrebbe darti qualche risposta? Di che stai parlando? Un certo vecchio amico che non vedi da un po'. Un amico molto gigante. Jormungandr. L'hai trovato? Se vuoi ti porto da lui. È proprio lungo la strada verso la dea vendicativa che ti vuole morto, così avrai tempo di decidere se vuoi morire o meno. Quindi, sai dov'è Freya? No, no. Cioè, sì, ma
Senti, parliamo prima con il serpente e poi non ti porterò da Freya. Che ne dici? Allora, vecchi amici, iniziato. Quindi entriamo con Atreus nel portale. Per fortuna hai la tua chiave di Yggdrasil. Io sono scappato fuori senza. Ti sei stufato così presto di avere ospiti? Cosa? No, mi serve solo un po' d'aria fresca. Tutto qui. Beh, spero ti piaccia fredda. Dobbiamo passare da casa tua prima. Il tuo amico peloso si unirà a noi oggi? No, volevo dirtelo, ma Fenrir è morto. Oh, mi dispiace molto. Nonostante fosse un lupo, era molto pulito. Grazie. Ti darei un abbraccio, ma perché traumatizzarci in questo modo? Ok, dì. Allora, sta accadendo qualcosa di terribile vicino alla torre di Helheim. Ricordi come arrivarci? Sì, è oltre i rematori, ma è questo che ti fa pensare che Jormungandr sia vicino? Io ho naso per queste cose. Ok, beh, sono successe molte cose e voglio risposte. Ok. Possiamo comunque usare l'arco direttamente. Sì. Sì, sì, ragazzi, possiamo combattere con Atreus. Un forziere. Non è facile, eh? Silenzio! Allora, uno... Che sta succedendo? Mio padre dice che ho fatto un incantesimo alla morte di Fenrir, ma non ho idea di che cosa parli. Magia accidentale? Questo è inquietante. Qua possiamo usare solo le spade del caos in questa zona, vedete? Quindi adesso ancora non possiamo accedere. Non è solo la magia accidentale. Mi sono trasformato in un orso. Un orso? Baba inclusa? Sì, ma ho perso il controllo. Freya conosce la magia meglio di chiunque. Può aiutarmi? Non quella dei giganti. Ok, faremo come vuoi tu, Sin. Un enorme serpente velenoso sembra molto più sicuro. Velenoso. Colpisci il barile, c'è anche della pietra sonora. Oh no. Siamo bloccati. Com'è finito qui il braccio della statua di Tyr? Trova il modo di passare e te lo dirò. Ci sto. Oh, è la pietra sonora, ma il percorso è ancora bloccato. E non ne vedo altre da questa parte. Aspetta, do un'occhiata. Forse da un'altra angolazione. Allora. Proviamo di qua. Il braccio di Tyr? Tuo padre doveva a Thor un pagamento col sangue e, beh, Thor l'ha ottenuto. Wow, che storia. Sembra che possiamo passare ora. Dici che è possibile che succeda di nuovo? La furia incontrollata da orso? Non lo so. Abbiamo compagnia, coprimi. Sono fatti di sporco, letteralmente. Non toccherò... Chi ha detto che devi toccarli? Mi piace come ragioni, ok? O la va o la spacca! Chi alfa! Mi servirebbe una mano! Ok. Io. Schialfa! Vai. Aia. Un artigianato di qualità.
qua! Ok. Bello anche il calcio. Vai. Schiaffa! Vai. Grazie per aver sacrificato così tanti oggetti della tua borsa. Era chiaro che ti serviva. Oh, ma figurati. Qua mi sa che non abbiamo ancora possibilità di utilizzare quel potere che ci permette di sbloccare questo. Allora, proseguiamo di qui. Oh, penso che l'interruttore sia rotto. Puoi ripararlo, vero? O tuo fratello ha ereditato tutto il talento? Dipende. Tuo padre è tutto muscoli? Se dico di sì, mi confermi che Brock ha più talento di te. Fuori praticamente ecco. Proseguiamo. Fuori dalla borsa tira di tutto lui. Perché ti preoccupi tanto oggi? Devo solo occuparmi delle persone che mi stanno a cuore. Impedire che succeda loro qualcosa. Freya non mi ucciderà. E forse Jormungandr non è nemmeno qui. E poi io gli piaccio. Mi ha mangiato solo una volta. L'avevo opportunamente cancellato dalla memoria. Beh, siamo qui. Ok. Siamo tornati al tempio di Tyr, gente. Visto, è sparito. Beh, avete provato a chiamarlo? Abbiamo provato a suonare il corno. Io non sto parlando del corno. Jormuteium! Senu! Tutto chiaro, allora? Altro da dire? Non vorremmo mai trattenerti oltre. Bel discorso. Bosco di ferro. Che cosa vuole dire? Che dovevamo rimanere a casa.
Andiamocene. Ok, ritorno al passaggio mistico. La porta è congelata. Forse posso... Allora, nuove... Codex. Vabbè, non... Potrebbe essere comunque Jormungandr. Vabbè ragazzi, niente, dai. Non mi sembra una buona idea, Atreus. Puoi lasciarlo fare a me? Dunque. Qual è il tuo piano di grazia? Arrivare al concilio delle Valchirie e sperare che Freya sia di buon umore? Beh, ora che so dove si trova... Sì, è esattamente quello che farò. Merda! Parla con Freya. Non lo sopporto quando è compiaciuto. Baldur voleva ucciderla. Non avevamo altra scelta. Non so se la pensa allo stesso modo. Beh, non glielo chiederò. E poi, erano le tue frecce. Hai assolutamente ragione. Ecco perché suggerisco di non farlo proprio. Ok. Quindi andiamo al consiglio delle Valchirie. Abbiamo tutti. In un giorno solo. No, siamo così vicini. Oh cielo. Che succede? Forse è un segno. Non fare il bambino. Ti prendo io. Non ti faccio cadere, promesso. Io... Va bene, allora entra Tre Regni. Sai che non funziona così. Vorrei che fosse altrimenti per bestla. Allora, è stato così brutto? Spero davvero di non doverlo rifare mai più, nel caso te lo chiedessi. Il mio negozio! Beh, se non posso fermarti, io mi fermo qui. Mi metterò a sistemare. Fai pure. Noi andiamo avanti. Nuove abilità disponibili. Ah, ecco qua, vedete, con Atreus abbiamo nuove... abilità, cecchino evasivo. Ok, questo sembra carino. Aggressione, qui abbiamo... questa prendiamo, ragazzi. Poi... Ah, questa prendiamo, anche lei. Questa non la possiamo prendere, non possiamo prendere più niente, abbiamo abbastanza punti abilità. Allora, c'era qualcosa, armi, abilità con l'arco. Sbarramento pungente. Ah, è l'abilità che abbiamo attuale. Che non ho ancora usato, oltretutto. Vuoi davvero entrare lì dentro con la freccia che ha ucciso suo figlio? La nasconderò sotto la maglia. È un monito. A essere migliore. Ti serve un'arma che uccide per essere migliore? Se mi fa sentire forte, sì. È una cosa così brutta?
Se ti porta a credere di poter convincere Freya di qualcosa, sì, lo è. Devo provare. Il bracere! Schiaffo! Lucissimo miracolo. Continua. Schiaffo! Ok. Sicuro che sia una buona idea? Non hai un piano? Brock dice che alcune persone vivono di caos. Penso abbia ragione. Cosa ti fa pensare che sia così? Si parla di vita o di morte? È il Ragnarok. Non possiamo non fare nulla e non abbiamo molte opzioni. Vivere! Vivere è un'opzione! Beh, ma se okay. Finisce il mondo con Ragnarok. Se continuo a salire ed andare avanti, penso che ci arriverò prima o poi. Sì, sarà così. Cioè, con Ragnarok finisce il mondo, vivere non è un'opzione, perché non vivrebbe più nessuno. Scendiamo di qua. Complimenti per il talking fan. Schiappa! Perfetto. Bene, altra pietra sonora. Allora, possiamo passare qua. Bloccato. Devo distruggere questo materiale sonico. Sulla pietra sonora. Ok. Abbiamo un forziere. Sto cercando di fare una guida più completistica possibile, come sapete sono anche molto concentrato in tutto ciò, quindi non sto parlando un po' che per quello. Allora, saltiamo di qua. Se mi vedesse mio padre, perderebbe la testa. È più o meno, guarda. Se non lo so che stai facendo sta domanda. Dovrei nascondergli le cose. Come posso fidarmi se menti? Beh, non ha tutti i torti. Forse se mi ascoltassi, potrei dire lo stesso. Beh, da chi pensi che l'abbia imparato? Questo è il nostro scudo. Perché uso talmente poco lo scudo, ragazzi, che mi dimentico di averla come abilità. Ok. Devo continuare.
Cosa continuiamo, Atreus. Perché non ti fidi di lei? Perché non me lo dici? Fa la voce di suo padre. Comunque questa parte con Atreus si fa abbastanza giocare. Chiappa! Qui ragazzi potrebbe essere qualsiasi direzione, eh. Un altro non è di qua, ma abbiamo trovato altro argento e componenti di creazione. Il cervo è stato ucciso. Giusta. Quanto vorrei una bussola. Beh, è un bel viaggio che ci stiamo facendo. Schiaffa! Vedete, qua ci fa vedere che lì c'è un forziere. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo, sempre. Troppi droghi congelati. Schialba! Aspetta, questo può stordire. Comincia ad essere abbastanza dura la situazione. Questi con lo scudo sono... Dai! Ci è servito l'attacco! Ok. Allora, vediamo di qua. Torniamo un attimo indietro, ho visto qualcosa. Sì, ho visto bene. No, non possiamo andare sulla balconata. L'abbiamo rotta, come avete visto, ma non abbiamo ottenuto più di tanto nell'insieme. Sembra esserci nessun luogo qui far esplodere, a meno che non avremo le frecce con Atreus che fanno esplodere tutto, poi più avanti.
ancora riusciamo a mirare. G-Alpha! Ok. E adesso possiamo prendere il contenuto. Bisogna fare attenzione a quel portone. Ecco qua. Quindi abbiamo rotto una parte, ma non so cosa sia servito colpire. Dietro non c'è nulla. Sei tu, Atreus? Arrivo, vediamo. Ehi là, laggiù! Ehi, ti è tornato il buon senso? Sì, cioè, non cambio idea. Ah, ma hai dei dubbi? Ehi! Tu non ne hai mai? Sempre meglio che avere rimpianti. Non sono sicuro di essere d'accordo, ma in ogni caso continua così e potresti avere anche quelli. Ok, potevamo lanciare la palla di neve oppure posarla. E qua ci veniamo. Assicurati di urlare se inizia a ucciderti. Grazie, ora mi sento molto meglio. Sì, quella è la porta. Ok, di qua. Quella è la congregata delle valchirie. Cosa? Sì. Non posso far visita a una vecchia amica? Non c'è nulla di male, no? Cioè, dai, solo perché sono responsabile della morte di tuo figlio, non significa che... Ok, giusto, magari questo è meglio non ricordarglielo. Come dici, Freya? Perché porto al collo la freccia che ha ucciso tuo figlio? Questa è un'ottima domanda. Io... sono spacciato. Perché lo fai allora, io dico? Eppure sicuramente ci sarà qualche... risvolto... Dovevi restare con Sidney. Aspetta! Basta! Tuo padre, dove si trova? Non è qui! Ti ha mandato lui? No! Lui non lo sa! Non dovevi venire. Ha ucciso mio figlio. Cosa ti fa pensare che non farei lo stesso? Tu non lo faresti! Ci scommetteresti la vita? Che cosa ne sai di me? So che ancora non mi hai ucciso. Mentre ci pensi, perché non mi liberi e ti dico perché sono venuto? Se vuoi che risparmi tuo padre, fiato sprecato. Il suo destino è segnato. Tu sai chi ha la colpa di tutto quanto. Non posso avvicinarmi a Odino. E non ne ho bisogno. Il Ragnarok lo prenderà. Ah sì? E se io ti dicessi che è venuto a Midgard? È venuto da noi. Ci ha offerto la pace se non l'attacchiamo. Dice che il Ragnarok è scongiurato. Lui mente. Può darsi. Se conosci la profezia di Groa, sai che parla di un esercito di giganti.
I giganti attendono la guerra Jotunheim. No, io ci sono andato. Non c'è un esercito di giganti. Non ci sono giganti. Tranne me. Tu? A Jotunheim abbiamo saputo la verità. Mia madre era l'ultima guardiana dei giganti a Midgard. E questo non è tutto. Ci sono profezie dei giganti su di me. Loro mi chiamano Loki. Penso che forse si aspettino che io li aiuti a fermare Odino in qualche modo. Ma dato che i giganti sono morti e tu non affronterai Odino, ha già vinto lui. Perché non combattiamo insieme? Ora tu puoi lottare di nuovo. Sono ancora a pezzi. Va bene. Va bene. Ma abbiamo trovato Tyr. Forse se tu gli parlassi... Tyr è vivo. Sì. L'abbiamo fatto fuggire da Svartalfheim. È impossibile. I nove regni sono preclusi a tutti. No. Abbiamo aperto una strada. Ma non sappiamo come procedere. Se ci alleassimo tutti insieme... Ora basta. Basta! Lascia questo posto. Vai e non tornare più. Vattene prima che cambi idea. Non aspettarti la stessa clemenza per tuo padre. Allora ragazzi, ritorno a casa di Sindri. Freya, ecco qua. La nostra chiacchierata non è andata come speravo, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Almeno ora so che non vuole uccidermi, non sul serio. Sembrava interessata alla visita di Odino, sul fatto che Tyr sia vivo, che io sia l'ultimo gigante, ma soprattutto al fatto che il viaggio tra i mondi è stato sbloccato. Non ho idea di quali siano le sue intenzioni adesso, ma spero che non usi tutte le informazioni che ho appena dato per attaccarci di nuovo. Già, in effetti non ho riflettuto molto. Quindi, andiamo di qua. Purtroppo ragazzi sono messi a gridare fortissimo sul pianerottolo. Ho dovuto bloccare il microfono, sperando di aver limitato i danni, ragazzi. Ma sono qua fuori dalla mia porta che stanno gridando i miei condomini fortissimo, veramente. Allora, parte di metallo del tempio di Tyr Fusi. Quindi spero veramente di aver limitato i danni e non aver precluso la mia voce nel gameplay. Perché alle volte la mia strumentazione non è esattamente il massimo. Ma non ho ottenuto alcuna risposta. Tutto questo potrebbe essere stato solo un'enorme perdita di tempo. Ma non lo ammetterò mai a Sindri, mai. Ok. Quindi continuiamo ad avanzare. Là. Per fortuna amo arrampicarmi. Contento te, Atreus. Contenti tutti. Dove siamo qua? Schiaffa. Oh, grazie, Ymir. Stai bene. Com'è andata? Iniziavo a pensare che... Sì, te l'ho detto che potevo farcela. Ma non penso che c'entra. Allora. Non so se possiamo parlare con Sindri, probabilmente sì ragazzi, però qui stanno continuando a gridare sul pianerottolo, sinceramente ho anche registrato veramente tanto, io concluderei l'episodio qua, sperando ovviamente che vi sia piaciuto questo episodio. Vi chiedo se ovviamente vi è piaciuto di piazzare un pollice su, di iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti e come sempre ragazzi vi ricordo in chiusura il canale della mia amica Anna Lightwood, ragazzi, appunto, che anche lei crea video qua su YouTube. Vi lascio tutto in descrizione, miniature in questo momento fine video, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao a tutti.